Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video, nuova patch 14.40, dove hanno introdotto moltissime novità. Andiamolo subito a vedere. Ti ricordo prima di incominciare di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Iniziamo subito. C'è stata la patch 14.40, dove c'è stato anche un grosso cambiamento. Sto parlando della riduzione notevole del peso di Fortnite. Infatti si passa da, per Fortnite Battle Royale prima era circa 89 giga e ora sono 26 giga, mentre per Fortnite Salva il Mondo ora pesa 2,10 giga circa. Quindi abbiamo una riduzione notevole del peso del gioco. Comunque ci sono stati anche dei problemi per quanto riguarda i leaks nei file di gioco per questa patch. Infatti praticamente non si è riuscito a leakare le cose che sono state trovate da questa patch. Ma oggi andremo a vedere alcune cose. Innanzitutto, nella mappa di Fortnite è diventata praticamente a tema Fortnite Mares. Guardate, queste sono praticamente capanne di alcune streghe. Guardate, qua notiamo che ci sono i dolci, nuovo consumabile, che danno effetti diversi. E poi qua ci sono le scope cavalcabili, guardate, eccoli qua. Abbiamo le scope cavalcabili. C'è stata anche una modifica all'autorità che adesso si chiama le rovine, dove possiamo trovare Mida. Guardate, questi sono gli scagnozzi con lanciazucche e dentro ci dovrebbe essere anche Mida. Una volta che ci killano diventiamo degli spettri e possiamo vincere da spettri. Comunque andiamo a vedere le novità che sono state trovate in questa patch. Innanzitutto abbiamo nuove cose come le caramelle, le scope cavalcabili, presto arriverà in teoria anche la balestra e c'è anche il lancia zucche. Poi queste sono le ricompense gratuite che ci daranno completando alcune sfide. E adesso vi faccio anche vedere un'altra cosa molto interessante. Infatti è stato trovato un nuovo bundle, lo potete vedere qua. Questo bundle contiene queste quattro skin con due picconi, una copertura e un deltaplano. Quindi aspettiamoci a breve anche questo nuovo bundle. Questi invece sono i picconi che sono stati trovati da questa patch. Poi abbiamo anche le coperture, guardate. E poi abbiamo anche i zainetti. Guardate, vi faccio vedere anche altri zainetti, eccoli qua. Vi faccio adesso vedere le skin. Innanzitutto ci sono anche degli stili aggiuntivi per alcune skin, come queste qua, guardate. Poi abbiamo anche un altro stile aggiuntivo, guardate, eccolo qua. Vi faccio anche vedere i balletti che sono stati trovati da questa patch, eccoli qua. Abbiamo praticamente tre balletti in tutto. C'è questo balletto, poi c'è quest'altro balletto che si può usare con questa skin, guardate, e si trasforma praticamente. E poi c'è anche quest'altro balletto. Questo invece è Mida, il boss che si può trovare alle rovine. Poi vi faccio anche vedere le skin trovate nei file di gioco. Guardate, eccole qua. C'è questa skin, poi abbiamo anche un'altra skin, eccola. Poi abbiamo anche quest'altra skin e anche altre skin. Guardate, eccole. Questa skin ha un emote che se la usate si trasforma. Poi guardate invece anche quest'altra skin. Questa ha anche uno stile e per sbloccarlo bisogna guardare un concerto su Party Royale. E poi c'è anche l'ultima skin, eccola qua. Aspettiamoci anche nuovi cambiamenti presto in arrivo. Comunque questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Ti lascio un mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.